Cioè, è bellissimo, io non so se è una statua, se è finto, se è vero, no, però vedo che si muove, per cui immagino che sia vero. Sei fantastico. Allora, chi sei e di anche chi sta interpretando, magari tutti quanti tanto ti conoscono, però insomma vorrei sentirlo detto da te. Allora, io sono Francesco, sto interpretando Mazinga Z di Gonagai. C'è Mazinga. E niente, la versione classica del cartone animato, perché ci sono tante versioni, c'è la versione OAV, versione manga, questa è la versione originale, quella che mi ha fatto più innamorare di questo personaggio. Ma come mai l'idea di questo cosplay? Allora, io ho frequentato, questo è il settimo Romix per me e ho fatto altre fiere. Il discorso è che io mi sono appassionato a vedere questi ragazzi con quanta gioia, con quanta emozione. E ho capito nel loro modo di fare che interpretano il personaggio che amano di più, cioè il personaggio che sentono dentro. Quindi io ho detto, io sono Goldrick Generation, e ho detto porterò nelle fiere i miei eroi. Allora, questo è il primo, l'anno prossimo ci sarà Goldrick e poi seguiranno tanti altri. Ma li fai tutti quanti da solo, sì, o ti fai dare una mano da qualcuno? No. Anzi, questo è il mio primo cosplay, non ho mai fatto e realizzato nulla. Ho visto vari tutorial su delle tecniche, vedi che ogni tanto portano a rotture, purtroppo, danneggiamenti, però ho cercato di fare il tutto da solo. Lo hai fatto anche in modo che ti puoi muovere, insomma, che non hai difficoltà. Ho praticamente la piena mobilità su tutto. Ti stanno fermando? Allora, a dire il vero, ci sono dei momenti in cui non si riesce a fare neanche un metro. E la cosa più bella è che i bambini quello della è importante. Nuova generazione, che mi chiamano addirittura Mazinga Z, perché ci sono stati nella storia gli altri Mazinga, cioè il grande Mazinga e Mazinga Kaiser, ma i bambini che chiedono la foto con me, e ce ne sono stati una marea. E poi, voglio dire, è una grande soddisfazione. Grande. È il grande chef. Ma sei tu veramente o no? Purtroppo no, sono il figlio illegittimo. Senti, com'è nata l'idea di questo cosplay? È un personaggio che adoro, grande carattere, carisma, lo vedo sempre in TV, lo guardo, lo adoro, mi piace moltissimo. Ma hai mai portato già questo cosplay qui? Sì, tre volte, no, qua è la prima volta, però questo cosplay l'ho portato tre volte, a Mantova e a Milano. Ma penso che la gente ti stia fermando, no? In molti, infatti non mi aspettavo che molti lo riconoscessero, mi fa molto piacere, è una grande gioia. Bene. È stato difficile per te creare questo cosplay? No, ho avuto tutto quanto in casa, ho solo preso il camice in un negozio, molto low budget. Ma sai cucinare? Purtroppo no. Uno chef che non sa cucinare. Vabbè, comunque, insomma, sei veramente... Ma assomigli anche a qualcun altro, a Bud Spencer. Esatto, il mio prossimo cosplay, a Lucca porterò Bud Spencer, infatti. Allora io ti beccherò anche a Lucca, perché vengo anche a Lucca e se mi piaci... Mi assomigli, anche perché la stazza, comunque la grandezza ce l'hai. Un po' piccolo, però sto lavorando. Insomma, piccolo, insomma, dai, piccolo no. Anzi, penso che i tuoi schiaffi fanno male come quelli del... Sì. Prova un po', proviamo. Vado piano, Vai. Ah, oh, meno male che mi ha dato piano. È stato pesante, è stato... Ma tu hai una pagina di dove magari ti possono seguire, una pagina Facebook? Sì, ho una pagina cosplay, si chiama Di Kaya Cosplay. Benissimo, allora mi racconto, seguitelo perché è molto bravo. Chi sei e chi stai interpretando? Allora, interpreto Ryo dei 5 Samurai. Wow! Un anime degli anni 80, trasmesso anche su Super 3. Ha il potere del fuoco. In teoria siamo 5, però quest'anno... Sei solo? Sono solo. Meglio solo che mal accompagnato, insomma. Sì, diciamo sì. Il tuo nome? Matteo. Matteo, ascolta, per te è stato complicato creare questo cosplay? Sì, diciamo che il cartamodello più che altro è stato molto complicato, perché il problema è prendere proprio le misure al millimetro, però riportarlo sul materiale è stato molto più semplice. E questo oggi è la prima volta che lo indossi, questo? Sì, questa è la prima volta. Ma io penso che avrai le tue soddisfazioni, perché ti fermeranno in tanti, anche magari i più piccoli che non conoscono quest'anime, non conoscono questo cartone, ma secondo me ti fermeranno in molti. Ma tu che pensi? Spero che mi fermano molto... le persone più giovani, diciamo, perché in modo che possano anche apprezzare quello che era negli anni 80. Esattamente, anche perché sinceramente negli anni 80 gli anime, i cartoni erano migliori. Anzi, sono migliori, diciamo. Ecco. Sono migliori. Com'è andata questi giorni di fiera?
Un po' caotica, la stanchezza, ecco, si fa sentire, però è andato tutto bene alla fine. Sì, è andato tutto bene, fortunatamente fino ad adesso file liscio tutto come l'olio. Hai una pagina di Facebook dove ti possono seguire? Sì, Metta Cosplay, Armor e Weapons. Lo so, sono dei personaggi già visti, ma io le ho fermate perché, se ci fate caso, si assomigliano. Ma voi siete gemelle o no? No, no. Ok, chi è più grande e chi è più piccola? Io, più grande. Sei più grande? Sì. Allora, chi sta interpretando? Pasonavi. Qual è il tuo nome? Benedetta. E tu invece chi sta interpretando? Harley Quinn. E il tuo nome? Eleonora. È stato complicato per te creare questo cosplay o no? Sì e no. Huh? Allora, io sì, li ho comprati su internet. Fare il trucco ai capelli un pochino. Ok, invece per te è stato complicato? Sì, sì. Per quale motivo? Troppo tempo il verde. Però il verde porta bene, insomma. Beh. Ma voi due ragazze fate sempre cosplay oppure è la prima volta che lo fate? La prima volta. La prima volta? Sì. E che cos'è che vi ha fatto avvicinare al mondo del cosplay? Lui. Perché lui insegue... È appassionato. Bravo, 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 così si fa. Ma una domanda, in metropolitana, in giro, per strada, andate così vestite? No. No? Perché? Non è il caso. Potrebbe essere, insomma, un po' di... Sì, avere un po' di difficoltà, un po' di imbarazzo. Power Ranger! Ma aspettate un attimo, perché io proverò ad intervistare uno di loro almeno. Rieccoci di nuovo con i Power Ranger, questa volta in versione umana. Con chi parlo? Ciao, io sono Fabio, il boss del gruppo Power Rangers Cosplay Italia, di cui qui vediamo 5 membri. Non siamo tutti, purtroppo, però facciamo quello che possiamo, diciamo. Senti, so che è uscito il film, se non sbaglio, ieri è uscito? Ieri, esatto. Io sono andato a vederlo in costume e penso anche i miei amici. Ah, bene. Che effetto hai avuto vedendo il film? Ti è piaciuto? Beh, innanzitutto la nostalgia, perché noi facciamo il cosplay dei primi Power Rangers che risalgono a 23 anni fa e il film appunto riprendeva appunto i primi Power Rangers, quindi innanzitutto nostalgia e devo dire è stato per me un filmone della Madonna, sinceramente, scusate il francesismo. Ma... I due componenti, chi sono qua? Io gli chiedo il nome. Nome? Silvio. E interpreti? Blue Ranger. Tu? Io sono Francesca e interpreto il Pink Ranger. Nico, interpreto il Red Ranger. Pierluigi, interpreto il White Ranger. Chi ha avuto l'idea, io parlo sempre con il capo, chi ha avuto l'idea di formare questo gruppo? Devo fare un po' il modesto, ma comunque l'ho avuta io l'idea, dopo che ho visto che a Lucca eravamo alcuni cosplayer di Power Rangers, perciò li ho contattati, gli ho detto, ehi, creiamo un gruppo e siamo qui ora. E sono stati tutti d'accordo, immagino, vero? Ma è stato complicato creare il vostro cosplay? Beh, insomma, più che altro è un po' lungo. Diciamo, per chi si produce le cose da solo può essere un po' complicato, ma neanche troppo. Comunque, diciamo che di lavoro ne abbiamo fatto tanto. Ma avete le vostre soddisfazioni? Sì, abbiamo assolutamente soddisfazioni, anche perché una volta che fai una cosa per conto tuo, quando poi vedi persone che ti cercano per fare le foto e video e altro, è veramente molto bello. Che impressione ti fa comunque vestire i panni di un supereroe, chiamiamolo così, insomma, di uno dei Power Ranger? Soddisfi il sogno che hai da bambino e da adulto lo porti avanti e ti diverti ancora di più. Sono il Red Ranger. Ma che ruolo ha il tuo personaggio con i Power Ranger? Il Red Ranger guida la squadra dei supereroi a combattere i mostri e il male. Il mio ruolo, sono sempre il leader nella seconda stagione. Praticamente io sono... Il mio personaggio è uscito prima come verde, poi gli viene rubato il potere e divento bianco. Diciamo che a livello di squadra sono uno come gli altri, perché il capo appunto è rosso, però diciamo che c'è un gioco di squadra e siamo tutti uguali. Dove possono seguirvi? Allora, sulla pagina Facebook Power Ranger Cosplay Italia e sulla pagina Instagram sempre Power Ranger Cosplay Italia. Aspetta, buono, ma io non sono esorcista, non sono esorcista, te voglio fare un'intervista. Chi sei? Chi sei? Raga! Perché questo cosplay? No, sei stupenda, sei. Oddio, stupenda così, insomma. Senti, ma sei davvero posseduta o... Mannaggia la...
come è nata l'idea di questo cosplay? Non lo so, che a me. Ma stai avendo il tuo successo qui a Romix? Certo. Ma ho visto che poco fa ti stavi incazzando con Gesù Cristo. È passato. Gesù Cristo, Io è meglio che stoppo qua l'intervista, perché è posseduta, non c'è niente da fare. Prima che magari subentro anche io qualche cosa verso di me. Oddio, sta tanta pure di stomaco. No, chiudo. Io spero che per me arrivi il più tardi possibile, ma voglio sentire detto da te chi sei, chi sta interpretando, beh, lo vedo, e se è stato complicato per te creare questo cosplay. Allora, io sto interpretando il Nito, Lord Nito da Dark Souls. È stato complicato, sì, ma non il più complicato che a cui ho lavorato. Senti, ma andate a trovare tutti questi dischi, sei andato al verano, dove sei andato? No, allora, se ti dico che qualcuno mi ha chiesto se erano veri, ci credi? Porca miseria, no, beh, veri possono essere, insomma, però, insomma, adesso uno... Sono le decorazioni di Halloween, ho fatto incetta di decorazioni di Halloween. Bravissimo, ma ci hai impiegato molto nel crearlo? No, indicativamente un mesetto. La spada invece l'ha fatta un mio amico che saluto, cioè Cristiano, che è un artista, è veramente un artista. Beh, in effetti vedo che comunque cioè proprio curata nei minimi dettagli. Senti, ma non mi dire che in giro di notte o di giorno vai così, no, eh? No, di giorno solo quando c'è le fiere, come oggi. Di notte no, perché ho paura che mi spari. La gente ti sta fermando? Sì, assolutamente, sì. Ma ai bambini ne metti paura? No, in teoria, siccome io faccio sempre, diciamo, a me piacciono i cosplay mostruosi. E ho scoperto che piacciono anche ai bambini, cioè ai bambini piacciono i mostri. In questi giorni di Romix, ormai rimasto sabato e domenica, tu che fai? Vieni sempre vestito così? No, oggi porto questo e invece domani porto un cosplay nuovo che è stato creato dal mio amico Federico, che saluto. E domani c'è il raduno di questo videogioco da qui è tratto, sempre qui agli specchi, verso le 3 di pomeriggio. E quindi porto questo cosplay nuovo, che comunque è uno col cappuccio, la maschera da teschio, e si chiama Il Mietitore, quindi più o meno siamo lì.